can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. È forse, dopo Tiepolo, il più importante pittore del Settecento italiano. A 40 anni dalla sua ultima mostra nel bel paese, torna ad impadronirsi delle sale del Palazzo Ducale di Lucca Pompeo Batoni. Saranno in esposizione, dal prossimo 6 dicembre, oltre 100 dipinti, provenienti dalle maggiori collezioni private e musei di tutto il mondo. È questa la consacrazione di un artista osannato in vita, ma che solo in tempi recenti ha trovato larghi consensi di critica e di pubblico. L'esposizione lucchese si avvarrà della supervisione di Edgar Peters Boron, il maggior conoscitore di Batoni, con Hugh Honor, Liliana Borromeo, Enrico Colle e Fernando Mazzocca. Rispetto alle precedenti manifestazioni, a Lucca verrà presentata una diversa e più ampia selezione di dipinti e accanto ad essi sarà esposto un nucleo di preziosi disegni provenienti da collezioni pubbliche e private. Nelle varie sale troveranno collocazione mobili e oggetti d'arte di altissima qualità, essenziali per restituire l'aria del tempo in cui l'artista ha ambientato le splendenti allegorie, le luminose scene sacre, i celebri ritratti. Un'incessante attività quella sostenuta da Batoni per tutta la sua lunga esistenza, conclusasi nel 1787 a Roma, dove era arrivato a 19 anni dalla nativa Lucca. Nel centenario dalla nascita si rende omaggio all'illustre pittore toscano, che si è formato in Italia per poi imporsi a livello internazionale e soprattutto in Inghilterra, dove Batoni è diventato uno degli artisti più ricercati dall'aristocrazia britannica. Proprio il mondo anglosassone ha recentemente celebrato il pittore con due mostre, prima al Museum of Fine Arts di Houston e poi alla National Gallery di Londra.